dammi risposta. Rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli carissimi, ascolteremo questa sera la preghiera di un popolo che sa di non avere futuro se Dio non interviene a perdonarlo e ad accoglierlo. Anche chi fa il male, se non si sente perdonato da Dio, non potrà avere futuro. Anche nell'egoismo noi siamo impotenti. Solo il dono dello Spirito ci rende capaci di amare. Solo il perdono accolto rende capace di perdonare. Ora Dio si ricordi della sua fedeltà e del suo amore e indichi ancora una volta la sua via a noi che siamo peccatori. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azzaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grossi agnelli, tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore,
Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, anzi, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quel servo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, siamo ormai giunti all'ottavo giorno della novena in onore di San Giuseppe. E voi lo sapete bene, mi sto facendo vecchio e allora ho dovuto prendere degli appunti, perché il percorso che abbiamo fatto dall'inizio sembra, a guardarlo indietro, assai lungo. In realtà la celebrazione dell'inizio della novena in onore di San Giuseppe ci ha permesso di entrare nell'anticamera di quello che dovrebbe essere un rapporto vivo, costante con Dio. Un Dio che non dobbiamo più vedere come padrone, ma come padre. Ed ecco quello che ci ha guidato in queste sere. Attraverso l'umiltà, la fiducia, abbiamo scoperto la paternità di Dio. E scoprire la paternità di Dio significa scoprire il silenzio in cui Dio ci parla, in cui si vuole fare nostro compagno, in cui si vuole fare presenza viva nella nostra vita. Ma riconoscere Dio come padre significa riconoscerci noi come figli. Ma perché figli? Perché il Figlio, Gesù Cristo, ci rende tali agli occhi di Dio. Tutto questo diventa promessa di vita eterna, di perfezione attraverso l'esperienza della Samaritana, per cui questo deve spingere la nostra vita ad uscire fuori nel mondo per essere profeti, per essere testimoni. Testimoni di cosa? Testimoni della bellezza. Il Dio in cui crediamo è un Dio padre e dunque un Dio bello. Ed ecco che oggi vogliamo compiere un passo ulteriore in questa nostra riflessione, in questo nostro cammino, che ci può aiutare anche a vivere questo tempo scandito dalla sofferenza con quella gioia, la gioia di sapere che questo tempo per noi è un tempo prezioso, è un tempo in cui possiamo riscoprire la bellezza di quello che siamo, la bellezza anche di quello che purtroppo abbiamo perso, perché soffocato da tante cose superficiali, inutili.
Oggi noi scopriamo attraverso questa bellissima parabola che Gesù racconta per insegnare ai suoi discepoli quello che devono vivere, cioè il perdono. Oggi noi scopriamo questa caratura del nostro cristianesimo. Un grande umanista del Cinquecento, Erasmo da Rotterdam, che poi confluirà in quell'ala soprattutto della riforma protestante, batterà nella sua riflessione proprio su questa considerazione. Ci possono essere tante cose che ci dividono, tante questioni teologiche, tanti pensieri, una sola cosa permette di accomunare ciò che è diverso, ciò che è distante, ed è l'amore, l'amore verso il nostro prossimo. Su questa sfida non esistono fraintendimenti, perché l'amore diventa l'unica battaglia che può accomunare tutti. Ebbene, fratelli e sorelle, amare una persona significa innanzitutto vivere la dimensione del perdono. Non ci può esistere amore vero senza perdono, e non ci può essere il perdono vero se non c'è l'amore. Perché perdonare significa avere compassione della persona che mi sta davanti. Anche se ho ragione, anche se quello ha torto marcio. E avete ascoltato come la preghiera di supplica con cui il servo chiede al padrone di aspettare ad incassare il suo debito viene accompagnata da un gesto di questo padrone. Il padrone ebbe compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Compassione significa entrare nel cuore di chi mi sta di fronte, provare quegli stessi sentimenti. E quando io ho toccato con mano il cuore della persona che mi sta davanti, allora sì, sono mosso a quel perdono. Ma perdonare non significa soltanto avere compassione, ma significa anche vedere quella persona che mi sta davanti non come un estraneo, ma come un compagno. L'altro che mi sta di fronte mi appartiene, perché siamo entrambi figli di quell'unico Padre. Ed ecco che il perdono vero è quel perdono che mi muove all'amore. Noi di solito siamo abituati a dire ti perdono, però non posso dimenticare quello che tu hai fatto. Ti perdono, però a stento ti saluto in mezzo alla strada, diremmo in questo tempo dei nostri balconi. Ti perdono, però c'ho sempre il dente avvelenato, il boccone amaro. Fratelli e sorelle, non può esistere perdono senza amore. E come ci ricorda l'Apostolo Paolo, l'amore tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. E così la dimensione dell'amore non può esistere senza il perdono. Ed è la seconda parte del dialogo che abbiamo ascoltato. Quest'uomo che ha sperimentato il perdono da parte del padrone non riesce a perdonare il debitore nei suoi riguardi, perché non lo vede, non lo considera come suo pari, ma come un inferiore. Non riesce ad amare la persona che gli sta davanti, per cui non la riesce nemmeno a perdonare. Ed ecco perché il profeta Daniele ci ha ricordato, attraverso questa preghiera che egli recita, il profeta Azaria, nella fornace: accoglici Signore con il cuore contrito e con lo spirito umiliato. Noi possiamo amare e dunque perdonare,
possiamo perdonare e dunque amare solo se il nostro cuore è un cuore libero. Paradossalmente, Azaria, che è nella fornace, dunque prigioniero, chiede al Signore di avere un cuore libero. Perché solo se il nostro cuore è libero è capace di accogliere l'amore di Dio, di riconoscerlo e di accoglierlo. Per cui quell'amore che noi sperimentiamo nella nostra vita non possiamo, non dobbiamo trattenerlo per noi, ma abbiamo la necessità di riversarlo negli altri attraverso quell'amore e quel perdono che siamo chiamati a costruire ogni giorno. Allora, fratelli e sorelle cari, siamo invitati in questo ottavo giorno della novena in onore di San Giuseppe a riscoprire questo binomio inscindibile nella nostra vita di credenti: perdonare per amare, amare per perdonare. Potrebbe essere uno slogan che possiamo pubblicare sui nostri social, ma è uno slogan che dovrebbe attorniare il cuore di noi credenti, anche quando ci troviamo di fronte all'imperversare del male, della superficialità, dell'egoismo. Noi siamo chiamati a giocare l'unica grande battaglia, che è la battaglia dell'amore. Una battaglia sotto il cui vessillo si possono ritrovare tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Allora, in questo tempo in cui siamo chiamati ancora di più, attraverso la solidarietà, attraverso la preghiera, attraverso anche il nostro dovere, a far brillare questa virtù, questo binomio, il perdono e l'umiltà, questo tempo diventa per noi il tempo della fornace. Vorremmo sentirci come il profeta nella fornace, prigionieri, non perché le nostre case, passati i primi 7-8 giorni, siano diventate delle prigioni, ma perché tante volte il nostro cuore diventa prigione. Siamo arroccati nei nostri pensieri, nei nostri concetti, nei nostri modi di fare, di pensare, e quelle diventano prigioni più che le mura fisiche delle nostre case, dei nostri edifici. Vorremmo liberarci da queste prigioni e chiedere a Dio, e lo chiederemo nella preghiera del Padre Nostro, che Egli non solo non ci abbandoni nel momento della prova, così come non ha abbandonato i fanciulli nella fornace, ma soprattutto chiederemo e chiediamo a quel Dio di liberarci dal male. E il male tante volte sono quelle mura, quelle prigioni che costringono il nostro cuore a non amare e dunque a non perdonare. Chiediamo tutto questo a Giuseppe, egli che ha sperimentato la misericordia di Dio e che è diventato apostolo dell'amore verso Maria, verso Gesù, verso la Santa Famiglia, ma verso chiunque bussava a quella bottega di questo falegname e sapeva trovare nelle sue parole, nei suoi gesti, nei suoi occhi quel segno di speranza che viene da un cuore che si nutre dell'amore di Dio, dell'amore verso il prossimo e dunque di quel perdono che costruisce mattone dopo mattone la mia vita, la vostra vita, la vita della comunità. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. L'acqua in vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli, Signore. L'offerta di questo sacrificio, Signore, ci salvi dai nostri peccati e ci ottenga il dono del tuo amore misericordioso per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. È veramente giusto renderti grazie, Padre onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri ad imitazione di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore. Noi, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Sabato, Maria, Sabatino, Bruno, Silvio, Brigida e Antonio, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Cipriano, nostro patrono, Sant'Eustachio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati voi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Vogliamo ancora una volta affidarci ai nostri santi patroni, affidare i piccoli, gli anziani, gli ammalati, i giovani, le nostre famiglie, soprattutto coloro che sono nel bisogno, nella necessità materiale ma anche spirituale. O venerati martiri di Cristo, San Cipriano e San Eustachio, voi che meritaste il premio della giustizia e la corona del martirio, ci affidiamo alla vostra potente intercessione. Le vostre sacre reliquie che il popolo san ciprianese custodisce come gloria e vanto della sua storia e fede sono il segno della vostra protezione. Allontanate il male dalla nostra vita presente e futura, perché possiamo essere salvi nella fede che avete difeso con la parola e con l'esempio. Ringraziamo la Santissima Trinità per questo dono di grazia e affidiamo allo Spirito Santo la crescita umana e cristiana dei nostri bambini, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e degli ammalati. Vi affidiamo tutti i fratelli che ci hanno preceduto nella corsa della fede e che ora dormono nel sonno della pace. Insieme con voi sono le stelle più belle che dal cielo vegliano su ciascuno di noi. Abbiamo bisogno della vostra assistenza e protezione perché la comunità che in San Cipriano e Vignale diventi casa e scuola di comunione, dove regni sovrano Cristo nostro Signore, che vive nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento rinnovi, o Dio, la nostra vita, ci ottenga la libertà dal peccato e il conforto della tua protezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo nell'ottavo giorno della novena in onore di San Giuseppe, recitiamo insieme 8 strofe e al termine la preghiera in onore di San Giuseppe. O San Giuseppe, modello di ogni virtù,
ottienici il tuo spirito interiore nel silenzio amoroso ed operoso, nella pratica di tutte le prescrizioni religiose e sociali, nella docilità a tutto il volere di Dio, hai raggiunto un altissimo grado di santità e di gloria celeste. Ottienici aumento di fede, speranza e carità, larga infusione delle virtù cardinali, abbondanza dei doni dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, benedico il Signore per le intime tue comunicazioni con Lui durante la sua infanzia e giovinezza a Betlemme, in Egitto, a Nazareth. Lo hai paternamente amato e sei stato filialmente riamato. La tua fede ti faceva adorare Lui, il Figlio di Dio incarnato, mentre Lui ti ubbidiva, ti serviva, ti ascoltava. Avevi con Lui soavi conversazioni, comunanza di lavoro, grandi pene e dolcissime consolazioni. Ottienici la grazia di mai più offendere e perdere Gesù col peccato, perché possiamo arrivare ad una grande intimità e a un amore tenero verso Gesù sopra la terra e a possederlo per sempre in cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, sposo purissimo di Maria, umilmente ti preghiamo di ottenerci una vera devozione alla nostra tenera madre, maestra e regina. Per divina volontà, la tua missione fu associata a quella di Maria. Con Maria dividesti pene e gioie, con lei vi fu una santa emulazione di virtù, di lavoro e di merito, unione di mente e di cuore. O San Giuseppe, prega per i padri e le madri di famiglia. Ottienici la grazia di conoscere la Santissima Vergine Maria, di imitarla, amarla e pregarla sempre. Attira tante anime al suo cuore materno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, fedele cooperatore nella nostra redenzione, abbi pietà della povera umanità ancora avvolta in tanti errori, vizi e superstizioni. Tu fosti docile strumento nelle mani del Padre Celeste a disporre tutto per la nascita, la fanciullezza di Gesù e la preparazione della vittima, sacerdote, maestro divino agli uomini. O Santo dolcissimo al volere di Dio, ottienici tante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, per esse ti chiediamo generosa e costante corrispondenza al prezioso dono della chiamata di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, protettore della Chiesa universale, volgi benigno lo sguardo sul Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i cristiani. Prega per la santificazione di tutti. La Chiesa è il frutto del sangue di Gesù, tuo Figlio putativo. Affidiamo a te le nostre suppliche per l'estensione, la libertà e l'esaltazione della Chiesa. Difendila dagli errori, dal male e dalle forze dell'inferno, come un giorno salvasti l'insidiata vita di Gesù dalle mani di Erode. Si avveri il sospiro di Gesù, un solo vile sotto un solo pastore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, ti veneriamo come il modello dei lavoratori, l'amico dei poveri, il consolatore dei sofferenti e degli emigranti, il santo della provvidenza. Sopra la terra è rappresentato la bontà e la premura universale del Padre Celeste.
Fosti falegname a Nazareth e maestro di lavoro al Figlio di Dio, fattosi umile lavoratore per noi. Soccorri con le tue preghiere quanti faticano nel lavoro intellettuale, morale e materiale. Alle nazioni ottieni una legislazione conforme al Vangelo, lo spirito di carità cristiana, un ordinamento conforme alla giustizia e alla pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, madre di Gesù e madre dell'umanità, continua con la tua protezione a custodire l'Italia, perché ritorni ad essere centro vivo di civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre Celeste e per la salvezza di tutti gli uomini. E come un tempo scampassi dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così protegge e salva l'Italia, perché con il tuo aiuto e per la tua intercessione ritorni a spalancare le porte a Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia, con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, protettore degli agonizzanti, ti supplichiamo per tutti i morenti e per la tua assistenza nell'ora della nostra morte. Tu meritasti un transito felice con una santa vita nelle tue ultime ore, avesti l'ineffabile consolazione dell'assistenza di Gesù e Maria. Liberaci dalla morte improvvisa, concedi la grazia di imitarti in vita, di distaccare il cuore da ogni cosa mondana e raccogliere ogni giorno tesori per il momento della morte. Fa che allora possiamo ricevere bene i sacramenti e con Maria ispiraci sentimenti di fede, speranza, carità e dolore dei peccati, perché spiri in pace l'anima nostra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia, con Gesù e con Maria. Preghiamo. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa, per quel vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, morbido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Fratelli e sorelle carissimi, ancora una volta vogliamo chiedere e impetrare da Dio la sua benedizione, perché ci possa accompagnare nelle fatiche di questi giorni, ci possa sostenere soprattutto in una preghiera che non deve mai mancare. Ai nostri ragazzi e ai giovani chiedo di recitare la preghiera ai santi patroni, perché possiamo sentire forte la presenza di Dio e l'attaccamento alla nostra terra. Celebrare e pregare i nostri santi significa non solo pregare Dio, perché i santi ci testimoniano Dio, ma significa anche coltivare e incrementare l'amore per la nostra terra.
Vi ricordo che domani sera celebreremo l'ultimo giorno della novena in onore di San Giuseppe, per poi celebrare sempre alle ore 19, il giorno 19, che è giovedì, la solennità in onore di San Giuseppe. In quell'occasione ricorderemo tutti i nostri papà, quelli viventi e quelli che sono in cielo, affideremo ancora una volta la nostra comunità a Dio attraverso la custodia premurosa di San Giuseppe e con lui della sua Santissima Sposa, la Vergine Santa. Allora scenda copiosa la benedizione di Dio su ciascuno di voi e coraggio, alziamo il capo perché Dio è con noi e accanto a noi e la croce diventi la prova suprema per temprare soprattutto la nostra fede, una fede che crescerà, una fede che maturerà, una fede che sarà e diventerà luce per il nostro mondo. Questo è l'augurio che ci facciamo e questa è la preghiera che possiamo elevare a San Giuseppe oramai nell'imminenza della sua festa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione dei nostri santi patroni e di San Giuseppe vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Ancora una volta vogliamo affidare la nostra vita nelle mani di Dio per l'intercessione materna di Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.